Allora, raga, ho riavviato l'applicazione. Allora, raga, ho riavviato l'applicazione. Però dopo poi come faccio a... Cioè, la posso unire la prima e la seconda live? Potrei? Perché poi non mi piace che... No, ma non si sente più il doppio, avete ragione. Evidentemente era qualche bug del gioco, qualcosa. Dicevo, posso unire le due live? Che sennò è brutto. Taro, non so se c'è Taro. Allora, Taro, scusa, mi dicevo. Posso unire la prima live e questa qui adesso? C'è un modo, perché mo la live è andata, però almeno poi dopo, quando la salvo, come potrei fare, se si può? Unire la prima live è questa qua, perché mo ho chiuso. Ho, diciamo, ho terminato la live perché dava questo problema di audio. Ah, ce ne avrò due. Ok, vabbè. Vabbè. Non posso neanche cambiare il commento. Non posso neanche cambiare il commento in modo da far capire. Guarda, questa è la prima e questo è il continuo subito dopo. Però devo vedere pure questo fatto che voi mi avete detto della programmazione. Non penso. Vabbè, ok, a posto, vabbè. Allora, dovevi farlo a inizio live. Già, è vero. È vero, dovevo scriverlo. Ma qua la PlayStation è un casino. Cioè, lo posso fare. Però non ci ho pensato per rientrare subito. Non ci ho pensato. No, vabbè, ma ricomincio di nuovo. Casino, fa niente. Non succede niente, voglio dire. Se ne faranno una ragione. Cancello. No, Taro. Mamma mia. Ma è un macello col cellulare. Perché non hai capito? Col PC mi cade. Dici tu se lascio così, infatti. Sì, No, no, ho capito. che ti volevo dire? Vabbè, mi sono scordata. Ah, devo vedere il fatto della programmazione, lo devo sistemare. Ti stavo dicendo, perché col PC mi cade spesso, non sempre, spesso la connessione. Quindi magari qualche volta sì, ok, metterò la cam così, ma cioè se lo faccio dalla PlayStation direttamente e faccio tutte le altre funzioni col cellulare o col PC, mi trovo un amore. Però per esempio col PC i raid non me li fa fare. Non so perché, ma i raid non me li fa fare col PC. Già a due raid, i miei primi due raid che li ho fatti col cellulare. Col PC non so che cosa è passato che non me li fa fare. Insomma, che si fotte, l'ho comprato apposta, è nuovo. Ma il problema non è del PC, il problema penso sia le troppe cose che deve caricare il wifi. Cioè la PlayStation, i programmi, il PC, il gioco. Quindi secondo me non ce la fa a un certo punto e quindi cade. Perché io poi utilizzavo un programma di acquisizione. Dal PlayStation TV su PC, un casino, insomma. Quindi secondo me il wifi a un certo punto va in sovraccarico. Pure se c'ho la fibra, cioè, da come ho capito, ho una buona. Perché ho fatto lo speed test.
Guarda, non lo so perché io utilizzavo solo un programma, PS Remote Play, punto, ed è quello che mi cadeva, che è quello che non reggeva la connessione con la PlayStation in wireless, capito? Non so se mi sono spiegata. Che è successo, mo? Ah, non andavo su coso. Ma vediamo, questa non c'ha niente, non c'ha un cacchio. Vabbè, difenditi almeno. C'è la mela. Debole al ghiaccio. Giusto, la tundara. Ma io il ghiaccio qua non ne tengo però. Quindi se gli butto i fulmini, grazie per avermelo detto, non mi serve una mazza. Li ha tolto, non ho visto. Non ho visto quanto li ha tolto. Ora si è chiuso, quindi vanno gli attacchi di magia. Non lo so. Va bene, ne approfitto per curarli a questi. Li vediamo. Ragazzi, sentite rumori molesti? Ma se lui è tuono, perché non hai visto prima gli ha mandato, gli ha lanciato una magia tuono, ecco. Reazione all'aggressione, no, vabbè, prepariamoci con l'energia. Andiamo a chiedere la potenza della terra, tutti e tre. Come li ammazza proprio. Proviamo il Tundara, ma secondo me lo cura. Ragazzi, secondo me il Tundara lo cura sicuramente. Ma vediamo. Vedi, lo usa anche lui, allora questo non mi cura. Cioè, voglio dire, si cura. Non usare il mega pozione. Ah, mamma mia. Dov'è il mega pozione? Vai. No, raga, ho fatto una stronzata proprio. Come deve aver fatto una stronzata? Ah, no, cazzo! Ah no, gli ha tolto un bel po'. E allora siamo a posto. Spezzata. Ah, mancata, vabbè, questo è pure tontolo. Va bene, a posto. Tutto tuttaro, vai. Come ha detto White, ruba i boss. Questo credo sia un boss, quindi vediamo un po'. Allora, ma non ce l'ho. Hai ragione, ma non ce l'ho. Ruba, ruba sempre. Ah, scappa. No, non è scappato, codardo. Codardo, vabbè. Cioè, non è un codardo, voglio dire. Allora, ruba, ruba sempre. Secondo me Gidan può anche rubare soltanto, perché in effetti fa poco. Reazione all'aggressione. Si è chiuso. Ma è magia, ma si è. Poison. No, poison. Shell. Nera Tundara. Vabbè, l'ultimo Tundara, raga, che posso usare come tecnica. Sprecata. Ho sprecato. Cazzo, ho sprecato proprio. Attacchi? No?
mo che gli faccio fare a questo? Questo assimila su. Non mi ricordo qual è la magia, la cosa che mi dà. La prendono sempre con me. Ah, che culo! Qua penso possa usare soltanto le magie. Ma mo questo. Ragazzi, qual è la cosa che può usare per ripristinare gli MP? Che non mi ricordo. Non esce neanche un tutorial qua, qualcosa che specifichi gli oggetti che hanno. Mi pare etere. Può essere etere. Può essere etere. Vediamo un attimo. No. Etere. Ok. A posto allora. Ah, ok, grande. Vabbè, ok, ok. Andavo, potenza della terra. Quanto li toglie. Ok, l'ho lasciato. Taro, l'ho lasciato in mutande. A questo non c'ha più niente. Gli ho rubato tutto. Oh, ho vinto. No. No, non sentivo più l'audio. Era caduto l'audio. Trasuoni, raga. Questi mo mi uccidono. Che ha fatto? Manco le mutande di più. Vabbè, allora attacco, che già fa, visto che sta così. Ah, vabbè, non so vedere. E mo si è chiuso, quindi è proprio inutile. Cambio, passiamo avanti. Ma mo pure lui li toglierà poco, non mi conviene. Che ha fatto la rimpicciolito? Oddio, non l'avevo visto. Gesù. E quindi vuol dire che i suoi attacchi faranno meno effetto perché è più piccolo. Come funziona? Non gli ha preso niente. Ma com'è? Questo non gli viene niente. Magia bianca. Daga è a livello un po' basso, la devo portare un po' più alta. E poi c'ho parecchi guild, quindi penso che posso comprare cose appena me ne dà l'opportunità. Uno scarafaggio, che cos'è quello? Schifo. Oddio! No, mamma! Ma quello non si ferma proprio più. Non si ferma. Abbiamo passato Toledo.
possiamo neanche scendere. È perché quello corre. Oh, mamma mia. Me la ricordo questa scena. Ecco. O chissà dove si sono andati a schiantare. Ah, come madre che sono andati a finire. Ah, ecco. Perché è tornata ad Alexandria lei, quindi giustamente non si è fermata a Toledo, quindi mo sta là. Chi è Momo? Sniff sniff. Ma chi è questa mo? Tanti personaggi, io non me li ricordo, raga. Tu non sai chi sono io. Lani, la bella cacciatrice. Che ascia che ha dietro? È un'ascia? Che vi giri bene. In effetti. Sono due le cose che dovete fare. Portarmi il ciondolo di carne e porto via fuggendo dal castello. La seconda è uccidere quel mago nero che aiuta mia figlia e quei fuffanti. No! Quel golem senza cuore non risponde più ai comandi. Fatelo fuori prima che cada in mano di qualche malintenzionato. Lui! Oddio, se si gira questo fino a... Oddio. La principessa c'è anche il ragazzo con la coda. Con la scimmia. Vabbè, quindi ci abbiamo pure a sti due alle calcagna, va bene. Vale dolosa terminare i preparativi. Vabbè. Ma non è normale sta regina, secondo me, qualche problema tiene. Sicuro. Pinnacle Rocks. Cioè, come ha fatto quella che è un mostro a fare a sta ragazzina? Boh. Sanguaiato, te lo dico io. Eh sì, vedo.
Ma poverina, lei sente la mancanza della mamma, ovviamente, che l'ha tradita. Si sente tradita. Speriamo. Prendere un'unità volante e andare alla porta sud. Da lì saremo a Toledo in un attimo. E chi è questo? Ah, raga, ma questo secondo, se non mi sbaglio, gli ridà i poteri alla bimba lì. Le invocazioni. Questo nome è familiare. Ecco, una magia invocativa. Quindi mo gli ridà i poteri. Allora, raga, io non è che sono deficiente. C'ho solo qualche anno in più. Ma il mio cervello funziona ancora. Qualche anno in più, poi. Io 36 anni tengo. Sì che mi ricordo. Cioè, ma questo parla cantando, ragazzi. Non so se l'avete notato. Taro, c'hai fame? Ma voglio vedere come farà White. Mo che farà la prossima live con questo. Voglio proprio vedere come farà a farlo cantato lui e Gabriele. No, vabbè, non mi hai capito. No, no, ho capito, ma non era. Non mi era arrabbiata. Non mi era arrabbiata. Lo so, ho capito che. Stavi scherzando. Allora. No, peace and love. Love and peace per fare la rima, ovviamente. Ascoltami, prima avevo paura della magia, ma ora ho capito che non posso farne a meno. In effetti manco noi, perché sennò. Ok, dai, dagli la magia a questa. Ok, alla prova ti metto. Se la superi, uff, give me five. Sarò il tuo schiavetto. Che deve fare mo? Perché fa queste cose? Ah, mi separo. No, raga, qua mi dovete dare una mano voi perché è un indovinello, credo. Mi separerò in cinque personalità e mi nasconderò fra le rocce e nell'acqua. Ciascuna di loro racconterà un frammento della storia del valoroso soldato. Metti insieme i 5 episodi e ricostruisci la storia, Gesù. Se la ricomponi bene, sarò il tuo spirito. Ecco. L'ho capito, non preoccuparti. Com'è, mo se ne vanno? Eco! Stop! Grazie, Gita, ma anche i tuoi figli. Ok. Penso che devo combattere, no? Salvare. Inizia a salvare, poi Dio ci pensa. Viene trasmesso. Sto salvando, non so perché mi interrompe la cosa, insomma. Incontri casuali, che palle.
Spero di no, però. Spero che ti sbagli. Allora, però io avevo preso una cosa. Giubba. Vabbè, mo c'ha l'autopozione. Vestito di seta. No, lui non la può assimilare. Però può assimilare l'autopozione. Ma l'ha preso il Thunder lui? Energia. No, solo il Thunder prende. Vabbè, quindi mo autopozione che serve. Vediamo questa bimba qua. L'energia l'ha assimilato, il Thunder no. Quindi li mettiamo. Ah, cazzo. Vabbè, gli aumentiamo la difesa. Non lo so, io ne ho presa qualcuna. Eccolo. Ma ha preso quello. No, sta prendendo il Thundare e il Poison. Appena ho finito, gli passo quella là di ghiaccio. Capito? Crono, ma io questa. Ecco, i Final Fantasy io li conosco un pochino di più. Cioè, Genshin Impact per me è proprio arabo, perché non l'ho mai fatto. Questi sì, più o meno li conosco. Sempre sto fatto che uno per volta le magie che palle. Al 9, allora ho fatto l'8, il 9 ovviamente, il 10, il 10 parte 2 e l'11. L'11 però non l'ho completato, sempre all'epoca che fu, insomma, ricordo di non averlo mai completato. Perché mi bloccai a un punto e non riuscivo ad andare più avanti, ma l'11 pure è bello. Infatti, mo che finisco il 9, io vorrei portare tutta la saga, vorrei portare il 10, 10 parte 2 eccetera, se riesco. E poi anche l'11 mi piacerebbe riprenderlo e poi vedere insomma come va. 11? No, non è vero, io avevo il CD. Avevo il CD, ma non lo so come lo trovo, se lo penso di trovarlo per PlayStation. Io questo non pensavo di trovarlo, i 9, figuriamoci, tantomeno l'8, però li ho trovati, è pure gratis. No, aspetta, non voglio di farlo, mi pare l'8 l'ho. Mi pare sta una decina di euro. Non mi ricordo se questo o l'8 ho pagato una decina di euro. Vabbè, ma voglio dire che sono 10 euro. No, ho capito che online. L'avevo capito. È solo online, avevo capito. Spero di no, ma vediamo. Io ce l'avevo perché ci ho giocato sul PC. O il 12, ma mi fa venire il dubbio, non lo so. Allora, non mi ricordo neanche il personaggio, però era un personaggio femminile, non mi ricordo neanche come si chiamava quello là. Allora, un tempo 33 piccoli paesi si scontrarono contro un grande impero. Uno dei piccoli eserciti chiese l'aiuto ad un certo Joseph, che in debito con l'esercito acconsentì ad andare fino alla grotta di Yuhua. Vabbè, ma quindi io poi gli devo dare a parlare in sequenza a questo episodio. Genesi, episodi rimanenti 4. La Genesi dovrebbe essere, penso, l'inizio. Veramente? No, non lo so. Allora, mi incuriosisce questa cosa che mi creo io il personaggio. Comunque dovrò aspettare di finire questi. Vediamo un attimo.
Allora, il piccolo esercito cercava la campana della dea per infiltrarsi nel castello. Non riuscì ad eliminare quei che viveva nella grotta e prende la campana della conquista. Episodio solidarietà, rimanenti tre. Va bene. Noi abbiamo detto Genesi e solidarietà. Allora, a questo punto no, non lo so. Non so proprio qual è Crono, sinceramente. Allora, io ho 5 personalità, le rimaste sono queste qua. 3, grazie. No. Perché devo rinunciare? Ah, forse non devo andare di qua. Ah, ecco. Ah, ecco. No, ho capito, ma io volevo andare giù a prendere il... Anche, forse potevo saltare per andare ad aprire il... Lo scrigno. Perché non ho mai Steiner quando devo fare queste cose? Steiner è forte. È vero, c'è lo punto interrogativo per saltare. Crono, ma l'antidisturbina a che serve? Visto che tu sai tutto anche di Final Fantasy. No. Ah, così. C'era bisogno di saltare. Ah! Allora, esercito cadde nella trappola. Ma il sacrificio per mille di tornare salvo, tuttavia nessuno riferì alla figlia del deceduto cosa fosse successo al padre. Omertà. Episodi rimanenti due. Vabbè, fammi saltare qua. Abbi bontà, voglio saltare, voglio saltare. Ma vaffa. Toglie uno status negativo, ok. Ok, non ho capito. Quando devo andare dal vecchio c'è il punto interrogativo. Ok. Oh, non mi sono accorta che stavamo morendo vivi. No, il 6 io penso proprio di no. Il 6 era con i personaggi piccolini che a me non piacciono per niente. Vuole morire.
Metal. Che sta giocando a Genshin Impact. Naboshi. C'è pure Alex. C'è Genesi, solidarietà, omertà, ne mancano altri due. Dove li vado a prendere io questi altri due? Pardon. Ah, era là il vecchio, sì, che ho visto. Ecco. Allora, gli storici sono generalmente come appuntamento del vero. L'omertà dell'esercito indica il proprio senso di colpa. No, ho visto. Mezzo sfondato, sì. Il racconto vuole mostrare che anche gli eroi sono degli esseri umani, quindi questo penso sia l'ultimo. Ma così non ci dobbiamo ricordare di che cosa parla l'uno e di che cosa parla l'altro. Quindi c'è la Genesi, ha capito? Non mi ricordo. Vedi, mo subentra la mia vecchiaia, che non mi ricordo. Vediamo un po'. Crono, se me lo dici tu, io non mi preoccupo, te lo dico già. Quindi torno dal vecchio. Ma c'è ragione, vabbè. Facile assai, vai. Dimmi. Ah, di solo 4 episodi è quella vera. Uno è falso. Come? Ci proviamo. Proviamoci, vediamo un po'. Genesi. Ah, vabbè, te li fa leggere. Vabbè, che penso che questo è il primo, no? Allora, quindi ok, poi c'è questo primo Genesi, poi c'è questo. C'è questo, secondo me. Allora, uno di questi due è falso, secondo me. Perché qua dice che l'esercito cadde in una trappola. Pure per me solidarietà. Sì. Omertà, penso di no. Secondo me, allora, no, secondo me non è solidarietà, secondo me solidarietà è quello falso, perché qua parla dell'esercito, umanità, eroismo, vediamo un po'. No, vedi? Ma vediamo. Vedi? Sì. Allora, secondo me sono 4. Ok, ho capito. Quindi Genesi ci sta. Questo. Aspetta, no. Questo.
Umanità. Eroismo. Uff. No. Era questa allora, Crono. Gli uomini conosce la coerenza del suo comportamento. Gli uomini coraggiosi rimasti nella storia hanno sempre agito senza riflettere troppo. Spiegazione intelligente, ma cosa hai nella tua mente? Io vuoi sapere cosa penso io? Io ora sono lontana da Castello, ma non ho dimenticato la mia gente. Allora era quella. Ok, quindi lui mi darà tutti gli spiriti di invocazione. Giusto. Mi darà tutti gli spiriti di invocazione adesso, giusto? Spero di sì. Ah, solo lui, vabbè, lui già fa qua. Ma chi è? Chi sarebbe lui? Odino, se non mi sbaglio. È Odino. O si chiama proprio così, Lamu. Lamu, ok. Vabbè, mo andate, ma io. Perdete tempo. È il dio dei lampi. Ok. Dici scendo?
Thank you.
Ragazzi, sono qua, eh.
Domino, salve, buongiorno. Tutto bene, tutto bene. Sì, oggi Final Fantasy. Per ora solo oggi. Poi mi regolo. Lo so, Crono. Però vedo che non mi servono le altre, perciò. Allora, questo c'ha l'autopozione, perciò non gli cambio niente. Poi c'ha Organix che gli ha aumentato l'attacco fisico. E sta assumendo, insomma, quindi gliel'ho cambiata. E poi c'ho Daga. Sta assumendo il Pro. Appena ha finito di assumere il Protect, gli metto questa qua. Particolare. Sono giochi un po' particolari, devono piacere. Abilità up, spolverino, ecco qua. Lamu, ok. Io sono giocato da piccola. Thank you.
Allora, raga, io non so dove devo andare. Non ho idea. Davvero non ho idea. Elpatemi. No, Domino, allora io questo gioco già l'ho finito quando ero più ragazzina, però ovviamente mo non mi ricordo, sincera. Allora, raga, io mi sono bloccata. Devo andare pure io. Mi dispiace, però voglio fare un ride. Vi prego, non andate via. Faccio un attimo un ride, anche perché, come ho già detto, stamattina inizio, insomma, della live con un impegno oggi e quindi devo scappare. Io vi ringrazio per aver assistito alla live. Spero che il gioco vi piaccia. Grazie a tutti, ecco come iniziano a fuggire tutti quanti, vabbè. Comunque, Crono, grazie, Domino, grazie. Oh, Ariel! Che bello! Io sto chiudendo però, mannaccia, sto chiudendo. Devo scappare e faccio un raid, vi ringrazio tutti e vi saluto tutti. Allora, rimanete un attimo lì che faccio questo raid. Allora, lo facciamo a metal, raga. Allora, raid. Vediamo un po'. Metal. Vi mettete nomi? Arusta Ever 20. Ok. Allora, sì, ok, partito il raid. Io vi ringrazio. Spero che vi sia piaciuto il gioco e che vi piaccia. Vi ripeto, siete sempre gentili, sempre carini. Vi voglio bene. E non so se ne riesco a fare un'altra oggi perché oggi sarò un po' impegnata. E domani sicuramente vedrò un po' quale fare. Mi hanno detto che devo mettere la programmazione dei giochi nelle info, quindi in modo che avrete un po' di informazioni, insomma. Io ci provo, ok? Vediamo quando parte il raid, penso che sta per partire. Avvertitemi perché io da qua non ci capisco niente. Penso è partito? Ok, è partito. Aspetta, ho fatto il ride, ma questo mi ringrazia. Parlando, perché questa è la sua live e io